Ed ecco qui con noi il generale Domenico Rossi, già sottosegretario di Stato alla Difesa, in diretta via Skype per noi 24 ottobre 2021. Un applauso! Grazie a te. Generale, siamo contentissimi di averti con noi. Purtroppo una lieve influenza ti ha impedito di essere come sempre qui ai consueti internazionali convegni di ufologia che organizzo in questo bellissimo posto al Salmon Hotel, ma sarai con noi a novembre, quindi alla prossima edizione. Ancora un applauso! Grazie e mi scuso se la voce non sarà brillante come al solito, perché l'influenza comunque un pochino ha toccato. Grazie dottoressa Vittarello, grazie Francesca, quando vuoi io posso iniziare. Benissimo, allora questo tuo intervento, questa tua conferenza, relazione in realtà è un abstract, proprio perché tu ci fai una pura cortesia, essendo comunque lievemente influenzato, a stare con noi, ed è un grande piacere, però è un abstract che andrà sul canale internazionale, potrà essere rivisto sul canale internazionale Ufology World Channel, ma per coloro che poi ci vedranno in differita, ci tengo a precisare che è solo un abstract, quindi è semplicemente una piccola relazione, un anticipo delle tante cose che il generale ci verrà a dire alle prossime edizioni del convegno. Quindi lascio a te la parola, Domenico, ti lascio lo schermo, il campo libero, e quando hai terminato ritornerò per i saluti finali. A te la parola! Buongiorno a tutti, sia a chi è presente in sala e sia a chi potrà vedere diciamo la registrazione. Intanto farò riferimento, man mano che parlo, a tre acronimi, di cui uno è UFO, e non spiego cosa voglia dire, un altro è OVNI, che è l'acronimo italiano paritetico a UFO, cioè oggetti volanti non identificati. E poi per ultimo parleremo anche di UAP, che significa Unidentified Aerospace Threat Identification Program, che è diciamo una versione diversa rispetto agli UFO, più allargata. Io vi parlerò di quella che è la posizione istituzionale, iniziando dal dirvi che l'aeronautica militare è l'organo deputato allo studio degli OVNI. Ovviamente c'è da chiarire il perché e da quando l'aeronautica militare è stata designata a tale scopo. Il tutto nasce nel 78, in cui l'allora presidente del governo Giulio Andreotti identificò appunto l'aeronautica militare quale organismo istituzionale destinato a raccogliere le informazioni e a monitorizzare le segnalazioni relative agli OVNI. Perché nel 78 in effetti il tutto nasce da un caso eclatante del 27 ottobre del 77 all'aeroporto di Cagliari da parte di piloti elicotteri dell'esercito italiano che appunto vengono a contatto con presunti UFO. Il 5 gennaio del 78 il governo Andreotti dà un input al Ministero della Difesa per identificare questo organismo e il Ministero, nonché anche alla Presidenza del Consiglio, dicendo di andare a individuare anche un organismo di natura civile. Lo Stato Maggiore di Difesa si attiva e interessa l'aeronautica. Ma perché l'aeronautica? Perché l'aeronautica è ancora oggi la responsabile della sicurezza dei nostri cieli. La procedura amministrativa va avanti fino a marzo del 78, in cui viene comunicata alla Presidenza del Consiglio ufficialmente l'aeronautica militare come organismo designato a questa monitorizzazione,
ma nel contempo il coordinamento interministeriale individua anche l'esigenza di un istituto di natura civile che poi vada ad approfondire le informazioni rilevate dall'Aeronautica Militare. Si fa anche il nome del Consiglio Nazionale della Ricerca. Di fatto designazione dell'Aeronautica Militare quindi avviene ufficialmente, ma si perde traccia dell'istituto, ripeto, identificato all'epoca nel Centro Nazionale della Ricerca, che avrebbe dovuto poi seguire lo sviluppo delle informazioni. Le informazioni quindi da quel momento in poi arrivano all'Aeronautica Militare, oggi come oggi nei vari passaggi questa attività viene svolta dal Reparto Generale della Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Ci sono ovviamente delle modalità che nel tempo si sono perfezionate per segnalare gli OVNI, e c'è un modulo ufficiale che si chiama appunto Relazione su avvistamento dell'OVNI, che oltre a essere disponibile per qualsiasi cittadino sul web dell'Aeronautica Militare è disponibile presso tutte le stazioni del territorio nazionale. Ci sono elementi che sono ovviamente richiesti in queste segnalazioni, che man mano si sono raffittiti, perfezionati. Ve ne cito solo alcuni che sono, diciamo, quelli più rilevanti e che ovviamente partono dalla data dell'avvistamento all'inizio, alle condizioni meteo, alla posizione dell'avvistamento, alla durata, a cercare di stabilire quali sono i movimenti dell'oggetto, a che altezza si trova, a quale distanza, e fino ovviamente man mano a essere correlata anche con tale segnalazione, con la disponibilità ad esempio di riprese ovviamente tramite videocamere oppure cellulari. Nella realtà queste segnalazioni, ancorché in questo momento non ancora disponibili nel sito dell'Aeronautica Militare, ovviamente risalgono e vengono prese dagli anni 79, cioè da quando più o meno l'aeronautica è stata designata, in maniera non così perfetta come il modulo di segnalazione, ma comunque fino agli anni 2000 vengono in ogni caso raccolte informazioni. In particolare fra il 79 e il 2000 abbiamo contezza di 327 situazioni, al nord 108, al centro 137, al sud 82, che quindi più o meno danno una situazione di carattere generale più o meno sostanzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale. L'anno 2000 segna un attimino forse il momento in cui l'Aeronautica Militare inizia a voler uscire fuori un atteggiamento che poteva sembrare chiuso. Per la prima volta il capo reparto generale di sicurezza partecipa a una riunione ufologica. Il 3-4 giugno del 2000 viene a San Marino, viene ribadito che la verifica del fenomeno per quanto attiene gli aspetti connessi alla sicurezza dello spazio nazionale spetta all'Aeronautica Militare. Una volta che la segnalazione arriva tramite i carabinieri all'Aeronautica Militare, si invia un'indagine tecnica. Ora, nella realtà, gli avvistamenti che sono stati effettuati nel periodo 2001-2021 e che appaiono concentrati nel periodo 2009-2011, di tutti questi avvistamenti solamente tre sono stati spiegati con certezza, e solo tre hanno degli eventi che possono dare una spiegazione. I tre eventi spiegati con certezza
sono relativi a fulmini, a palloni aerostatici, a velivoli militari in addestramento, e tre sono invece eventi con possibili spiegazioni di tipo atmosferici o caduta di meteorie, oppure anche si sono verificate numerose segnalazioni nel momento del rientro nell'atmosfera del terzo stadio del vettore Soyuz. Tutti quanti questi avvistamenti hanno dato luogo, diciamo, alla possibilità all'aeronautica di fare dei grafici, di dare delle informazioni che oggi sono disponibili, ripeto, per il periodo 2001-2021, entrando nel sito dell'aeronautica militare, andando a vedere proprio la parte dedicata al reparto generale della sicurezza. C'è una distribuzione sia regionale degli avvistamenti, sia annuale e sia numerica. In particolare per il periodo 2001-2021 gli avvistamenti totali sono 149, le regioni maggiormente si sono maggiormente verificati gli avvistamenti sono la Campania, la Lombardia, la Toscana, il Lazio e l'Emilia Romagna, e possiamo dire che qui c'è più del 50% degli avvistamenti, mentre invece quelle, ripeto, dalle segnalazioni ovviamente che sono arrivate all'aeronautica militare, le regioni che risultano meno interessate a tale aspetto sono l'Umbria, il Molise e la Sardegna. L'aeronautica militare, una volta che riceve questi avvistamenti, prova a vedere se nell'area interessata vi poteva essere qualche cosa che ha portato il cittadino a individuare un oggetto volante non identificato o comunque un fenomeno che in quel momento appare senza spiegazione. Quindi in questo momento non lo posso proiettare, però ci sono degli schemi dove in pratica per ogni avvistamento c'è la località, l'orario, la forma, il colore, la velocità, la direzione, la quota, il meteo e da dove è pervenuta la segnalazione. Dopodiché c'è ovviamente l'analisi dell'aeronautica militare che dà un riscontro, che prova a trovare un riscontro, e laddove non c'è una spiegazione a tale riscontro, l'accaduto viene individuato come, viene catalogato come OVNI, ovvero come un oggetto volante che non è identificato. Degli ultimi fatti nel maggio del 2021 che ha dato luogo un pochino in tutta Italia a delle segnalazioni da Firenze a Caltanissetta è stato un fenomeno globale in cui quello che veniva segnalato erano numerosi corpi leggermente ovali, piccoli, luminosi, e poi per esempio in questo caso l'aeronautica militare ha identificato che c'era invece dovuto a un lancio di 12.000 mini satelliti che andavano a testare determinati collegamenti internet, e su cui poi ci sono stati fatti anche dei comunicati proprio per andare a dire ai cittadini o a chi aveva fatto questi avvistamenti, ed erano numerosi, di che cosa si trattasse. Vi dico questo per un motivo che vuole solo andare a dare la sensazione che l'aeronautica militare su tutti gli avvistamenti conduce un'analisi tecnica molto molto approfondita, e che è l'analisi tecnica che alla fine porta a catalogare una situazione come OVNI oppure come fatto riconducibile a una spiegazione tecnica. Che cosa accade fuori dal nostro paese? Ovviamente ho ritenuto opportuno darvi delle informazioni sull'aspetto relativo agli Stati Uniti, perché a giugno di quest'anno tutti quanti aspettavamo un qualcosa che adesso vi dirò e che poi nella realtà ha un po' deluso le aspettative di chi pensava a delle informazioni eclatanti o a delle situazioni
molto diverse da quelle che io vi ho rappresentato adesso per l'Italia, ovvero che ci sono stati numerosi avvistamenti di oggetti che, sottoposti a un'analisi tecnica, non hanno avuto una spiegazione scientifica, ma sono stati catalogati come oggetti volanti non identificati. Negli Stati Uniti, proprio per andare a verificare la possibilità di minacce che venivano dallo spazio, c'è un programma avanzato che parte dal 2007 e che dura fino al 2012, ma che di fatto ha una sua concretizzazione solo nel 2017 con una task force che è destinata all'esame degli UAP, cioè dei fenomeni areali non identificati. La task force ha come scopo quello di analizzare e di catalogare gli UAP perché potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza nazionale. Nel 2020 il Congresso, tenuto conto dell'attività di questa task force, chiede al Dipartimento della Difesa di condividere le informazioni che sono emerse da questi lavori. Atteso e anche pubblicizzato, anche con qualche fuga di notizie precedente, a giugno del 2021 il direttore dell'ufficio del National Intelligence ha un assessment preliminare sugli UAP che manda al Congresso, ancorché solo per la parte che non è classificata. Da questo assessment si ricava che dal 2004 al 2021 vi sono stati 144 avvistamenti registrati, e questo è un punto credo abbastanza importante, da militari americani, dove militari si intende sia la parte navigante e sia la parte dei piloti. Di questi 144 avvistamenti, dice questa relazione, che solamente uno ha un fenomeno spiegabile, cioè viene ricondotto a un pallone sonda, mentre gli altri 143 sono tutti dei fenomeni che non hanno spiegazione. Di questi 143 casi viene precisato che in 18 casi gli osservatori riportano una capacità di questi oggetti, una capacità tecnica di movimento che è assolutamente superiore a quelle conosciute. Così come vi sono 11 report in cui sono documentati delle situazioni in cui i piloti riportano di aver avuto quasi degli incidenti, cioè di essere stati quasi a contatto con gli UAP. Questa relazione, mandata al Congresso, alla fine dice vi sono 5 possibili categorie di spiegazione, però nella realtà di queste 5, che adesso vi illustro, i 143 su 144 sono della quinta categoria, perché parlo ovviamente di situazioni come per esempio i palloni sonda, parla di fenomeni atmosferici, parla di programmi magari sconosciuti della industria militare o civile interna americana, per poi anche ipotizzare sistemi militari, sistemi di avversari stranieri e avversari degli Stati Uniti. Per finire a ipotizzare che esiste qualche cos'altro, però di fatto questo qualche cos'altro ovviamente non viene identificato, ma va a prendersi la totalità dei fenomeni, 143 su 144. La relazione dice anche che questi oggetti che hanno caratteristiche di volo insolite potrebbero forse essere il risultato di errori interni o dei sensori
che li hanno rilevati, oppure anche delle percezioni errate da parte dell'osservatore, quindi in parte si cerca anche di sminuire la questione, però alla fine occorre chiaramente uscire allo scoperto, e quindi viene chiaramente detto che l'UAP rappresenta chiaramente il rischio per la sicurezza al volo e può rappresentare anche una sfida per la sicurezza nazionale. E pertanto gli Stati Uniti, e questo diciamo è la conclusione, debbono continuare a raccogliere e analizzare le informazioni, debbono consolidare la metodologia per i rapporti e debbono sviluppare un metodo più efficace per vagliare ed esplorare quelli che sono i rapporti che gli provengono da queste fonti. Se devo fare un'analogia con quanto vi ho prospettato per l'Italia, diciamo che forse per certi versi diciamo noi la metodologia e l'analisi dei nostri rapporti l'abbiamo sviluppata nel corso di questi 20 anni e mi sembra che sia abbastanza valida. Quello che a mio avviso manca, e ve l'ho detto all'inizio, è un ente nazionale di ricerca che poi vada a sviluppare le informazioni che l'Aeronautica Militare raccoglie in un modo così metodico e così anche deciso. Per concludere questa carrellata, posso solo dirvi che da un sondaggio fatto negli Stati Uniti, più o meno nei tempi in cui si parlava appunto di questa relazione, praticamente il 33% delle persone, è stata un'analisi condotta su 1500 persone, il 33% credono all'esistenza degli UFO e il 16% crede di aver visto dei fenomeni che possono essere riconducibili ad UFO. Questo credo che sia un pochino la carrellata dal punto di vista istituzionale. Vi dico anche che da giugno del 2021 nulla di nuovo è emerso e quindi io ritengo che gli americani in questo momento stiano effettivamente raffittendo quella che è la loro metodologia di raccolta dei dati, che è sembrata onestamente un pochino così vaga anche nella relazione. Io ho terminato e sono ovviamente a disposizione per qualche domanda. Assolutamente, Domenico. Allora, come abbiamo spiegato, generale, questo è diciamo un abstract, quindi andrà sul canale Ufology World Channel anche per incuriosire, per informare, per far sapere qual è la situazione istituzionale italiana del quale tu sei il portavoce. Ora, a questo punto i convegni ci saranno qui a Pomezia, che è diventato, per così dire, il centro dell'ufologia in Italia, ci saranno ogni mese, quindi tu sarai qui a novembre, quindi le persone che ci stanno vedendo, chi in diretta, chi in differita, ritorneranno per avere le importanti informazioni che tu hai dato in abstract e che continuerai a dare sempre più aggiornate. Quindi a questo punto noi tutti ti ringraziamo, hanno tutti assistito con estremo interesse, chi ti conosceva, chi non ti conosceva, e ti aspettiamo a novembre al 15° convegno di Ufologia Città di Pomezia. Un applauso, grazie generale! Grazie a tutto e grazie a tutti i presenti e a chi ci vedrà. Arrivederci. Arrivederci, grazie generale, a presto. Un attimo, poi farò tagliare qui perché si è impallato il computer, mi sa devi chiudere.